ruote dentate coniche. Allora, fanno sempre parte ovviamente gli organi di trasmissione rigidi, va bene? Qual è il campo d'applicazione della ruota dentata conica? Il campo d'applicazione è il collegamento di due assi incidenti che si incontrano in un punto, vero? Come vedremo per le ruote coniche è molto importante l'angolo che formano i due assi, va bene? Non sempre l'angolo che formano è di 90 gradi. Ora, nell'esempio che qui abbiamo visto, abbiamo i due assi di rotazione che sono perfettamente perpendicolari, ma non è condizione necessaria. Possono essere anche incidenti con un angolo di incidenza diverso da 90. Quello importante nella ruota conica è innanzitutto lo sviluppo del dente, che come vedete è uno sviluppo, come dice la parola, conica. E lo sviluppo del dente è importante per il rapporto di trasmissione, perché in queste ruote il rapporto di trasmissione non è dato dal rapporto dei diametri, ma bensì è dato dal rapporto dell'angolo d'apertura del cono. Chiaro, più che apro il cono 2 rispetto al cono 1, più che cambia il rapporto di trasmissione. Chiaro? Cioè il rapporto di trasmissione è dato dal seno dell'angolo d'apertura della generatrice del cono che sviluppa il dente. Lo capite? Questa è la parte Bravo, quindi è fondamentale dato dal seno dell'angolo di apertura. del cono, dai rapporti dei seni, non dal rapporto. Qui il diametro della ruota non c'entra nulla, è una conseguenza perché ovviamente le ruote coniche devono toccare in questo punto e quindi se apro più una e chiudo più un'altra diminuisce il diametro di trasmissione. Lo capite? Lo capite o no? Un senso, né sì né no. L'avete capito? Meno sì. Cioè, se io questa retta qui, che è la retta di intersezione, la chiudo e questo diventa più piccolo, questo diventa più grande, la trasmissione avviene per diametri maggiori, questo è maggiore, questo è minore, il rapporto di trasmissione è maggiore. Chiaro? Lo capito Sì, certo. o no? Cosa non ha capito? Se io questa retta qui la apro, portiamolo via, allora, se io per assurdo. Questa è la generatrice di dente di contatto, va bene? La cambio, diventa così. Chiaramente lo sviluppo deve essere simmetrico, va bene? Ok? L'altro cono per toccare con questo dovrà avere uno sviluppo così. Ma perché anche la forte della Russia? Cioè complessivamente stango deve sempre rimanere in 90. Il teta 1 diventa più piccolo. Chiaro, questo il teta 1 diventa più piccolo. Perché 90 deve essere sempre Ma è 180? così, questo è 90, un esempio di collegamento. Questo è teta 1. E questo diventa il teta 2, facciamolo in verde, a me va più meglio. Se fa così, questo qui che è il diametro della ruota, il rosso, facciamo rosso. Viene minore, si torna. Quindi anche il rapporto di trasmissione è come avere una ruota di diametro minore. Questa diventa di diametro maggiore. Quindi il rapporto di trasmissione dipende dall'apertura del cono generatrice. Inoltre, la ruota dentata non è tutto, il dente non è tutto fino al cono, ma è troncato a una certa altezza. Va bene? No, ma ci può far vedere una foto? Perché io da così non capisco come Vabbè, te la può parte la vedere. ruota. Comunque, questa è la sezione del dente, va bene? Questo è il dente, va bene? Questo è il dente, una ruota conica, e questo è il dente dell'altra ruota conica, va bene?
Non ho capito, il diametro lì ha Il messo. diametro qui non è importante. Cioè, il diametro è una conseguenza del punto di incontro delle due rose coniche. A questo punto, una volta che tu hai il punto di incontro, tu ricavi il D1 e il D2, che ovviamente sono quelle che vi dicevo prima. Generano, aumentano o diminuiscono a seconda dell'apertura del cono. Chiaro? Allora, vediamo una figura. Avevo mandato anche il materiale di guardarlo. Non è male guardarlo la roba lì, perché vi aiuta a capire. Anche perché, mancandovi tutta la parte di disegno, se uno lo capisce. Eccole qua. Eccola qua la dota conica, va bene? Questa è la generatrice conica, troncata, e il dente è dritto, è parallelo rispetto all'asse rotazione, quando è dritto. Se è conico è fatto così, va bene? E come vedete l'apertura del cono più o meno induce il rapporto di trasmissione, perché cambia il punto di contatto e il diametro rispetto al punto, cioè la forza che si applica in questo punto si allontana o si avvicina all'asse rotazione. Chiaramente se si apre più questo cono qui, si stringe il rocchetto e si allarga questo, viceversa, chiaro? Ci siamo? Allora, fatta questa considerazione, quindi cosa possiamo dire? Il rapporto di trasmissione dipende dal seno dell'angolo d'apertura dei coni. Va bene? Ovviamente il seno si può trovare anche come, cioè siccome c'è una relazione, allora teta 1 e teta 2, la somma, questo è 90 gradi, nell'ipotesi di rota conica con l'angolo 90 gradi, U è anche la tangente teta 2, perché il seno teta 1 è pari a anche il seno di pi grado mezzo meno teta 2. Chiaro? No, come prevedo, Eh? mi sono un attimo perso. La trigonometria mi è fatta bene. Comunque, il teta 1, che è questo, si trova come angolo complementare a 90 rispetto a teta 2. Quindi teta 1 lo posso scrivere più 90 meno teta 2. Ma il seno di 90 meno teta 2 uguale al coseno. Quindi seno di teta 2 fratto il coseno di teta 2 è la tangente di teta 2. Va bene? Nell'ipotesi che gli assi siano di 90 gradi. Questo vale solo nell'ipotesi che l'incidenza è un angolo di 90 gradi, se no cambia. Va bene? Comunque voi se questo fa confusione prendete questa formula e sta vale sempre. È il rapporto dei seni dei coni d'apertura del cono di trasmissione. Va bene? Una cosa importante è il numero minimo di denti. Lo Z1 minimo è lo Z1 minimo che abbiamo già visto nelle ruote cilindriche normali, coniche o a denti elicoidali, che è dato dalla formula questa qua, in base al rapporto di trasmissione. Va bene? Eccola qua. Questo è il numero minimo di denti, va bene? In base al rapporto di trasmissione. In base al tipo di dentatura, se è esterna o interna. Il numero minimo per la conica è funzione dell'angolo d'apertura, va bene? Quindi lo Z1 minimo conico è uguale allo Z1 minimo che avete preso da lì per il coseno di teta 1, chiaro? Dove teta 1 è l'apertura del cono pignone, quello più piccolo. Va bene? Ok? Ricordate sempre il ragionamento fatto per lo Z1 minimo, se è troppo piccolo influenza notevolmente il foro dell'albero che contiene la ruota, perché comunque qualsiasi ruota conica, così come la ruota cilindrica, deve essere poi alloggiata, calettata all'interno di un albero di trasmissione. Quindi se questo rocchetto è molto piccolo, finisce per non inserirci dentro l'albero, chiaro? Questo ricordatevelo. Allora, per quanto riguarda il dimensionamento di Lewis delle ruote dentate, non si usa, o meglio, si usa la stessa formula, diciamo, si usa la stessa formula di
Lewis, però bisogna tenere conto di una cosa: la ruota conica sa lo sviluppo e va a crescere. Cioè, se prendete il dente, ora qui lo vedete magari meglio, il dente tende ad allargare, vedete? Si rastrema chiudendo la generatrice conica. Lo vedete? Non so se lo avete riuscito a vedere, ma la dimensione del dente non è di spessore uguale, è più stretto in cima e più largo in fondo. Chiaro? Voi vi ricordate che cos'era il dimensionamento della forma di Lewis? Era un dimensionamento a Rho. Ragazzi, guardiamela questa roba. Se venire a lezione non vi dai nulla, per perdere la lezione. Cioè, io non vi interrogo, non vi rompo coglioni, ma se non vi si rompe coglioni, vedete che le fa. Non guardate nulla. Venire a lezione completamente acerbi. Ma questa roba, se non mi tenete, se non vi stiamo un po' in pari, almeno linea di massima, e diventa dura. Perché se mi parlate degli arabi, e io parlo italiano, non mi capiscono. Cioè, il dente, vedete, parte largo e chiude. Lo vedete o no? Sì. Questo è cosa vuol dire. Ricordate com'è il dimensionamento di Lewis? È tutto silenzio. Qui non ve lo Differenza a ricordate. rottura. A rottura. Bene. Cosa si dimensionava di fatto con Lewis? Con il modulo, attraverso il modulo e attraverso il lambda che mi dava i B. Di fatto, che cosa si andava a dimensionare? Con quella formula complessa che volete, però poi alla fine il succo qual era? Con Lewis, che cosa si andava a dimensionare? Velocità tangenziale. Infatti. Cosa? No, Velocità tangenziale. no, 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 quello era la procedura. Non fate confusione tra procedura di calcolo e concetto. Il concetto qual era? Si dice rottura, bene. Perché si rompeva questa ruota? Cosa noi andavamo a creare, a cercare? Quando con il modulo, cosa si caratterizzava del dente? Lo ricordate? Si calcolava il modulo non era dimensionale, però poi si riportava a due dimensioni del dente, ve lo ricordate? Cosa si dimensionava con Lewis una volta determinato M? Una volta determinato il modulo di Diciamo l'altezza No, cosa, co, M ti permetteva di determinare due cose. M era direttamente legato al passo, chiaro, e quindi ci dava la parte piena del dente. Ritorna? E poi attraverso il lambda, che era quello che si assumeva per la progettazione, che era tra 8 e 12 e che era beta B su M, attraverso l'M poi si rilevava aver assunto lambda in un certo modo, questo ci permetteva di terminare O. B, l'M non B. c'è. Chi l'ha detto? Io. Eh? Bravo. Che era la larghezza, vero? Questo è B. Ci siamo? Tutto questo che cosa caratterizzava alla fine? La sezione resistente del dente. Perché nel dente c'è una forza e è così, inclinata di 20 gradi, e il dente è soggetto a, in questo punto, è soggetto a flessione. Ritorna? Più che l'allargo e più che lo fo largo in questa direzione, meglio resiste. Questo è legato a. Chiaro? Il cono questo lavoro lo fa male perché? Perché il dente, la sezione, vedete che fa? Non è parallela, va dalla. Qui è più stretta e qui è più. Quindi la sezione è una sezione, non è un rettangolo, ma è un trapezio. Quindi io dove lo piglio l'M? In questo punto, lo piglio in mezzo di dente. Io andrò a dimensionare con la forma di questa rottura, la sezione in questo punto, supponendo che la sezione sia rettangolare e sia più larga in cima e più stretta a fondo, cioè che complessivamente l'area resistente sia equivalente all'area del trapezio. Capite? Avete capito? Bene, questo è il concetto. Quindi l'M che trovo qui è un M medio. Non è né l'MN né l'MT. Guardate la differenza nelle ruote a dente leodale, la differenza fra MN e MT. A questa mi sa che un po' la ricordate. Grazie, sono concetti fondamentali. Ora vi mando un quarta.
fare le lezioni delle cose dettate dell'altra. Almeno prima di due ne parate, magari sentendo un altro parlare. Qual era la differenza nella rosa conica, sempre riguardo a M? Nella rosa a denti dritti e denti leonati, vi ricordate? Ah, No. io sì, me la ricordo. Oh, va, dimmi, qual è la Quella differenza? denti dritti, la forza viene applicata in maniera omogenea in quella. Sì, questo è il vantaggio di denti leonati, però sempre limitatamente in modulo. Va bene. Qual è la differenza nella progettazione di modulo di una rosa conica e di modulo di una rosa dentata? Giustamente io il modulo che trovo è il modulo resistente. Nel caso della rosa conica, il modulo resistente è uguale a questo da denti dritti o è diverso? Perché è diverso? Perché ovviamente il modulo si sviluppa non lungo una direzione, è lungo un'ipotenusa. Perché il modulo denti dritto, lo fa con il verde, è in direzione tangenziale. Questo è inclinato ad un angolo e è l'angolo beta dell'inclinazione del dente. Ritorna. Quindi io troverò l'M tangenziale. Chiaro? Ma per la ruota elicoidale, IB non è funzione di MT, ma è funzione di MN. E quindi esiste una formula e da MT mi fa arrivare MN. Vi ricordate? Quindi vorrebbe dire che la larghezza della ruota elicoidale può essere più stretta, perché il dente, sviluppandosi nella direzione inclinata, ha una superficie d'appoggio maggiore a parità di larghezza della ruota. Ritorna? Tant'è vero, se vuoi andare a applicare la ruota elicoidale, l'MN è diverso dall'MT e avete la formula in base a beta per calcolarla, ve lo facevi l'altra volta. Eccolo qua. MT uguale MN coseno di beta. Chiaro? Quindi MN uguale MT coseno di beta. Cosa vuol dire? Che voi ho la formula, trovate MT, che è la sezione resistente, poi la larghezza effettiva sulla direzione assiale della ruota può essere più stretta nell'eliodale, perché c'è uno sviluppo su una generatrice più lunga, e quindi il rettangolo c'ha un lato più lungo a parità di larghezza, può essere più stretto. Mi seguite? Dalle facce c'è uno, ha capito, per consolarmi, no? Aveva capito? Sì? Vedete, questo M che si trova MT. Ora, nella retta a dente dritto, MT e MN sono coincidenti. Nella rosa elicoidale, nel dente elicoidale, non è così. Si ha con MT, però poi per trovare la larghezza di dente si usa MN. Perché? Perché effettivamente io, se anche ho una rosa più stretta, la larghezza su cui il dente appoggia è maggiore, perché sta sull'ipotenusa. Chiaro? Speriamo bene. Sì, perché non essendo dritto, Occupa uno essendo spazio dritto maggiore, ha una si sezione maggiore. sì, no. Eccolo qua, va bene? Quindi MN è MT coseno di beta. Siccome il coseno è minore di 1, MN è minore MT. E con MN si ricava, eccolo qua, la larghezza di dente, IB, con il lambda sempre, va bene? MN per il lambda che ho preso. Ritorna? Quindi mi raccomando, il dimensionamento, quando sapete rose di odali, dagli UIS e dall'usura, calcolate l'MT. Per trovare la larghezza B è MN per lambda, dove MN è MT per il coseno di beta, dove beta è l'inclinazione del dente. Tutto chiaro? Speriamo. Bene. Quindi, ritornando a noi, nella ruota conica si trova l'M nel mezzo, perché il dente, come visto, ha una sezione sulla generatrice che non è costante ma è trapezoidale. Va bene? Questo è il concetto. Ok, allora, il resto non cambia più di tanto, poi la prossima volta lo vedremo in dettaglio, ma
C'è questo efficiente Xi che appunto tiene conto di questo fattore, del fattore dente a un punto più stretto rispetto a un punto più largo, quindi prende la condizione più gravosa, chiaro? E quindi ci mette questo efficiente qui che vale solo per, come vedete, cambia questa forma rispetto al dente cilindri, cambia solo per questo efficiente qui, per questo Xi. Che vale coefficiente correttivo, tiene conto della rastremazione del dente, chiaro? Che vale 1,25, che ovviamente vi costringe a sovradimensionare il modulo, perché voi lo calcolate in mezzo, ma se un punto critico è più stretto, ne date conto, perché il punto più critico è in cima al dente, non in mezzo, chiaro? MT è uguale, lambda M è uguale, soltanto cambia per le ruote coniche, va da 10 a 30, mentre per le ruote cilindriche andava da 8 a 12. Chiaro? No, cosa? Il Questo modulo lambda per sì, le no. ruote cilindriche andava da 8 a 12, per le ruote coniche va da 10 a 30. Questo lo trovate nella tabella, questa qua. Ok? No, scusate, va da 5 a 8. Eccolo qua. Va bene? Va bene? Ok, mentre per le ruote elicoidali va da 10 a 30. Quella dente cilindrica, questo lo vedete nelle tabelle, va bene? Quando andate nella tabella, queste guardatele, per disegno vi servono, poi fai voi ragazzi, io che vi devo dire, io vi stimolo, questi sono denti elicoidali, vedete, va da 10 a 30 lambda per il modulo normale, ok? Mentre la cilindrica va da 8 a 12 per il modulo normale, che è coincido tangenziale. 8,16 addirittura. Va bene? Questo è il lambda. Ok? Perché come vi ricordate, nel calcolo dell'M va assunto il lambda e poi fatto il calcolo. Quindi è un'assunzione, fate voi. Allora, una volta determinato l'M, quindi particolare che c'è, importante è il. E lui vi dice di prendere 1,25 per ingranaggi precisi, 1,4 per ingranaggi comuni. Cioè, quando io prendo un ingranaggio meno preciso, la sollecitazione del dente è maggiore e quindi anche il rischio di rottura per fatica è maggiore. Questo lo vedete bene anche a livello di finitura superficiale. La finitura superficiale, questo l'avranno detto a tecnologia, è molto importante anche per la propagazione dei difetti a fatica, perché è un'imperfezione della superficie e lì si innesca il meccanismo di rottura. Vi torna? Vi torna o no questo? Ma l'avete capito anche questo è fondamentale, che si domanda, ve la ripeto, che secondo me non l'avete capito. Cioè, se io sono una superficie così, o una superficie così, Quella sinistra è più facile qui è facile si inneschi un meccanismo di rottura, chiaro? Quindi se so che è una ruota precisa, posso essere meno alternativo con l'anda più piccolo. Però, che c'è questa superficie, Leo? Sì, no, però dico, Questa è la è più, superficie di diciamo, fa più dente. attrito, quindi è Fa più, più attrito questa. Ma sì, appunto. questo è un altro problema, avrà rendimento minore. Ma non a questo sta guardando il rendimento, sta guardando la resistenza di dente. Un dente ha questa superficie, è più probabile che si rompa. E quindi gli metto un lambda maggiore. Questo che è più meno probabile, gli metto un lambda minore. Chiaro? Chiaramente tra questo e questo cambia tutto il ciclo di lavoro. Perché se io fo un dente così, dovrò fare una tecnologia un pochino meno raffinata. Se io fo un dente così, devo avere un ciclo di lavoro più raffinato. Quindi devo prevedere una finitura superficiale, una rettifica, addirittura una lappatura. Chiaro? Cioè, tutte le scelte progettuali voi fate, io piglio qui 1,4. A catena c'è tutta una serie di conseguenze di progettazione. E questo è il bello brutto di questa materia. Che voi abbiate in capo, se scegliete 1,4, quale conseguenza avete in termini di progettazione. Quando poi andate a disegnare il dente della ruota, la rugosità del dente non potete metterci, va bene? Qui, quando fate la rugosità del dente, non ci potete mettere 3,2, ma ci dovete mettere 0,8.
La rugosità l'avevi fatta. Sì, cioè mette 0,8. Se avete preso 1,25. Se avete preso 1,4 ci mettete 1,6. Mi sembra parlare. Mi guardavo e dire questo, lei parli pure, ma tanto non capisco niente. Questo l'aveva visto. Beh, allora, poi l'altra cosa importante è la scelta dei codici di Lewis, lo Z e sigma ammissibile. Perché? Allora, il modulo massimo unificato, poi una volta trovato questo, si calcola così, va bene? Ed è questo il modulo che poi vado a confrontare con i valori unificati che avete in netto, va bene? Non prendete direttamente questo per valore, ma prendete questo, chiaro? Ora guardavo un attimo il discorso dei denti, se lo diceva. Dove lo dice? Ah, ricordatevi che lo Z è questo sopra, Z1 minimo per il coseno di Theta1, va bene? Ok? Va bene? Il resto, la Y è uguale. Per il coseno dell'angolo apertura del cono. Il coefficiente di Lewis lo riprendete come prendete per la nota cilindrica dalla tabella, questo è uguale, va bene? Dipende dal numero minimo di denti. Chiaro? Vi ricordate? Quanto è facile da scorrere sempre. Eccolo qua, va bene, in base al numero minimo. Scegliete il coefficiente di Lewis, va bene? L'Y. Ok? Questo è uguale alle note. Una volta trovato l'MN, trovate l'M unificato e andate a sceglierlo il più vicino al valore che vi viene, ok? Va bene? Con questo poi andate a scegliere il valore più vicino a quello unificato, immediatamente superiore. Anche qui lo stesso discorso, il sigma ammissibile dipende dalla velocità tangenziale. Una volta determinato il valore, dovete riconfrontarlo alla velocità tangenziale. Attenzione a calcolare la velocità tangenziale, perché la velocità tangenziale in questo punto è il diametro, questo qua. Chiaro, preso più o meno nel mezzo al dente, ok? Ok? Quindi questo diametro è il diametro su cui calcolare la velocità tangenziale, va bene? Omega di 1 mezzi. Vi ricordate come si fa il calcolo di Lewis? Un calcolo iterativo, si suppone una velocità tangenziale, si itera, poi si ricontrolla la velocità tangenziale con il D1 che è venuto e si calcola. Ok? Lo vedete se vi dava direttamente i valori. Ah, il D1 lo calcolate, l'avete qui, il coso, va bene? M per Z. Ok? Da M per Z calcolate D, poi calcolate VT e lo confrontate al valore più rappresentativo. Poi comunque una progettazione la faremo. L'usura, anche qui, è uguale più o meno a quella che abbiamo già visto. Ok? Dove abbiamo il modulo normale è pari a questa formula. Dove il KC è riportato sotto, il K1 è uguale a quello che abbiamo calcolato l'altra volta in funzione della durezza della ruota dentata. Va bene? Quindi qui non si aggiunge niente. La pressione ammissibile la ricavate da questa formula. Ok? Il modulo che vi viene qui lo confrontate con il modulo unificato che avete preso o direttamente con questo. Se viene maggiore dovete ricalcolare. Se viene minore prendete il valore calcolato con gli US. Anche in questo caso, ricordatevi, l'usura si fa se la velocità tangenziale all'incirca supera i 3-4 metri al secondo. Ok? Per chi avesse voglia, prima la prossima volta, qui vedete sono riportate tutte le rugosità, ok? Per vedere anche come si disegna una ruota conica. Se volete in internet c'è proprio anche come disegnarla un SolidWorks. Una cosa importante, le forze in gioco. Le forze in gioco delle ruote coniche sono tre, analogamente alla ruota cilindrica a denti livodali. Sapete? La forza tangenziale, che è quella
che vi serve per trasmettere una certa OPMT, va bene? Quella è sempre uguale. Attraverso la forza tangenziale del dente voi trasmettete una certa coppia ed è lo scopo del vostro progettare. Perché voi, perché avete una rota conica? Perché dovete trasmettere una certa coppia motore. La coppia motore è riportata MT, quindi ST è la sollecitazione tangenziale che poi vi genera un momento flettente nel piano dove è contenuto lo sforzo tangenziale. Questo è uguale a quello che abbiamo già visto. Poi abbiamo un SR, che anche questo l'abbiamo già visto, che è una componente radiale, che anche questo genera flessione l'albero. Nelle rote coniche, anche a denti dritti, a differenza delle rote cilindriche a denti dritti, avete comunque una componente assiale, che è questa, che è la tangente dell'angolo di pressione per il seno dell'angolo d'apertura. Chiaro? Che ovviamente varia a seconda se è teta 1 o teta 2, va bene? Quindi ovviamente sarà maggiore la ruota condotta, sarà minore la ruota pignore. Poi con questo sforzo che E tu vai a trovare l'albero. Sono folle di tasse. Allora, te che cosa hai? Prendiamo queste figure. Cioè, perché sono importanti le forze? Perché le forze poi tu le riporti sull'albero. E qui comincia a fare un dimensionamento dell'albero. Quindi la procedura qual è? Dalla cinematica dinamica trovo la coppia motore da trasmettere. Con la coppia motore dimensiono la rota dentata. Una volta dimensionata la rota dentata, ricavo le forze in gioco, le riporto sull'albero e a quel punto che cosa faccio? Calcolo le reazioni vincolari, dimensiono l'albero, dimensiono il cuscinetto ed eventualmente dimensiono la linguetta che contiene la rota dentata, in base al foro dove metto la rota conica. Perché ovviamente noi ora abbiamo, anche qui abbiamo disegnato la parte esterna della rota conica, non abbiamo disegnato la parte interna. Come vedi la rota conica, anzi la vediamo meglio qui, allora, tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora punta a progettare questa parte. Chiaro? Questa zona qua. Madonna beata, non lo vedo. Noi abbiamo dimensionato questa. Non siamo entrati in merito a questa parte qua. Chiaro? Questa parte qui è un manicotto su cui va la ruota. In mezzo ci sarà il foro per l'albero, che te tu farai in base al dimensionamento dell'albero, più tu hai calettamento, l'eventuale cava della linguetta che accoglie questo. Oppure se tu vuoi, tu fai un foro e tu ci metti una spina, molto più arcaico. Va bene? Però questa parte qui è esulata dalla progettazione della rota dentata. Chiaro? Questa sulla dimensione in base al disegno che tu hai. Tu avrai un albero, tu avrai la parte, tu avrai il manicotto della rota dentata. Questa sarà la rota dentata e poi tu avrai l'ingranaggio con quell'altro asse, starà così, tu avrai l'altra rota dentata, va bene? Che avrà a sua volta il suo manicotto. Chiaro, questa parte qua e questa parte qua tu la dimensioni sulla base dell'albero che tu hai. No, Ma e come fai? C'è sul manuale? tu la fai in base all'albero. Scusami, te ora che cosa fai? Qui tu c'è la rota dentata. Cioè, diametro minimo. Aspetta Diametro minimo in base un attimo, all'albero, fermo diametro un attimo. massimo. Allora, te tu conosci gli appoggi, va bene? Gli uncinetti, dove sono ubicati? Ti torna? Poi tu sai il posizionamento della rota conica, dove si trasmette la forza, va bene? Che è in mezzo alla rota conica. Te a questo punto tu avrai una forza FR, una forza la trafo in questo piano FT,
è tangenziale, cioè sarebbe entrato dentro il foglio, va bene? E più tu hai una forza FA. Queste tre forze ti derivano dalla progettazione della rosa. Poi, eventualmente, tu hai una trasmissione. Qui tu hai un tamburo. Ti torna? Perché magari tu hai, tu ricevi il movimento da un motore e tu lo trasmetti a un tamburo che solleva un peso. Quindi qui ti avrà una forza, per esempio, pezzi in basso. Un T. E a questo punto che fai? Con queste tre forze e con questo tu trovi le reazioni vincolari che saranno RX, RY e RA, tu la tutte e tre, va bene? Chiaramente RA tu l'hai nel cuscinetto legge spinta, non il cuscinetto con le sfere, perché la spinta assiale la regge il cuscinetto legge spinta. Tu calcoli le reazioni vincolari e tu fai il dimensionamento dell'albero. Come sapete fare? Ti viene un albero di 30 nel punto dove c'è la rota dentata? A quel punto, in maniotto, tu lo farai. Foro di 30, tu gli dai uno spessore per accogliere la chiavetta. Quindi, tu fai in modo che se lo vedo davanti, il foro della rota conica abbia una lavorazione della linguetta in base a 30 che è il diametro del tuo albero. Chiaro? E tu andrai a fare un esterno che lasci lo spazio alla cava della linguetta. Ah, ma ecco quali regole. Quali sono? Nessuno. Nessuno. Così. Che te ne frega? Che te ne frega? Che sia proporzionato anche a occhio. Questo tipo di diametro non ha nessuna valenza, a meno che ovviamente tu devi lasciare una superficie tale da resistere alle sollecitazioni. Ok? Volendo. Se tu fossi in ingegneria, ti fanno progettare anche la sezione esistente di maniotto. Questa qua. Come tu dimensioni la linguetta, tu dimensioni questa, perché anche questa è soggetta a taglio. Però a scuola qui non è richiesto. Perché comunque stai volendo, la puoi sezionare, cioè in base allo spessore tu lasci S, tu puoi vedere se resiste al taglio. Chiaro? Va bene? Però qui non si fa. Tutto chiaro? Però come fai a Però effettivo tutte le formule, tutte le formule, tutte le formule, FT, FA, FR, tutto in funzione dell'angolo di pressione e dell'angolo d'apertura di cono. Sì. Sì, ce l'ho questa Sì. però come la utilizzo? Ma la progettazione che ho fatto della rosa cilindrica l'avevi guardata o Quella iniziale, no, io avevo no? capito Allora, cosa. una vita o una guardata? No, no, non l'ho capito. Vabbè, se tu la vita te la rispiego, se tu la guardata riguardala. Allora, te qui tu hai due momenti flettenti, perché l'albero FR lo fa flettere così. FT lo fa flettere così. Verso il basso E Ferre lo fa flettere come così. più Questo lo fa flettere verso il dentro foglio. se per non diventa così tanto. Sì. FT? Come diventa? Vai. Metti la mano perpendicolare. Come lo fa flettere? Fai il cono, fai co la conca. Lo fa flettere così. Perché il cuscinetto lo tiene fermo, questo lo spinge, quindi fa la botte, no? Fa la botte in dentro. Sì, però la parte dentro la fa con la forza FR. No, FR la fa verso in basso. Tu lo giri, lo fa verso l'altro piano. Se lo giri, se lo rimane. Scusami, te tu c'hai questo osso sì. Questo è FR e questo è FT. Perché FT punta qui. Questo sta fermo, questo spingo e fa la gomma così. Qui FR punta così, questo sta fermo, fa così. Sono due momenti flettenti, su due piani diversi, che poi li sommo col teorema di Pitagora e lo metto in momento equivalente. Il momento equivalente sarà un momento flettente è la combinazione delle due flessioni, nei due piani ortogonali fra di loro. E più avrai il momento torcente, è questo.
Ragazzi, questa roba riguardatela, perché non è facile. Soprattutto non potete abbandonarla, ripigliarla dopo. Io vi posso dare il tempo, vi pare, per fare sta roba, ma poi ci mette le mani, non c'è più nulla. Ok? Ci siamo? A questo punto io la preparazione, la progettazione delle dentate l'ho fatta. Giovedì vi fa un esercizio dove vi fa vedere come si progetta, poi le trasmissioni le ho finite. Però per giovedì riguardatelo un po' di sta roba, almeno andate fuori la lezione. Se ci può mandare questo di manuale ve l'ho già mandato. No, sarà come no. Ma il manuale non ce l'avete voi? Sì, sì, sì. Comunque ve le mando. Tutto a posto? Bene.